And that's why I always say, first, your unit. Ecco perché io per prima cosa dico, body together, the touch chain, tra i corpi the touch chain is the whole body. One more action. Quando la cosa si muove, then you let the chi move. So chi gong is let the chi unit. Physical empty. Quindi poi quando fai chi gong è il chi che diventa unità e il corpo non fa il segue. My muscle bone empty. Let the chi. Quindi i muscoli e le ossa devono rimanere vuoti, leggeri e la mente deve ci deve fare il punto. When you empty to it, then meaning you're into the qigong level, qi man. Quando tu riesci a fare questa cosa, ente, quindi che le mobili sono l'energia, a quel punto invece non finisce. Forget it. Just only mind. Il mondo è molto veloce. La sua mente è molto veloce. My speed and mine is speed. Your speed and physical speed. Who's faster? And then you punch the physical speed. I don't mind the speed. Who's faster? Dice uno solitamente una persona colpisce con i pugni, quindi con la velocità dei pugni. Lui colpisce con la velocità della sua mente e del suo speed. Chi è più veloce? And you change by technique. I change my mind. Who's faster? Quindi, I change much faster. Solitamente si impara a cambiare, a fare cambiare i movimenti del corpo attraverso la tecnica. Lui cambia attraverso il movimento della mente. Qual è il più veloce? Mind speed, mind power. Who's power? You physical power. I mind power. È più forte la mente o il corpo? O la forza fisica del corpo? But mind inside has physical, has scientific, has intelligence. You understand? Not stupid mind. Dicevo, mind is well trained. La mente però non deve essere la mente diciamo ha il controllo del corpo, quindi e deve essere ben allenata per poterlo fare, se no non funziona. Okay? Cioè, any questions?